Grillo Climber 10AVD27 è un trinceerba idrostatico senza eguali. Le quattro ruote motrici permanenti, insieme al potente motore, con potenza 27 HP al banco, 22 HP netta, lo rendono brillante anche nelle pendenze ripide e su terreni con aderenza ridotta. La resa di taglio in erba, anche molto alta, ed arbusti con un diametro fino a 25 mm, fanno del Climber 10 una macchina ideale in agricoltura e per usi professionali. Le dimensioni compatte, studiate per le migliori performance in pendenza, e la trasmissione idrostatica Kanzaki con bloccaggio differenziale dell'asse posteriore lo rendono un trinceerba sicuro per l'utilizzatore, affidabile in ogni situazione ed eccezionalmente stabile. I trasferimenti sono veloci con Climber 10, grazie alla velocità massima di 9 km orari. In caso di superfici molto irregolari, è possibile sollevare il piatto fino a 135 mm da terra. Il roll bar è abbattibile in pochi secondi, per agevolare il lavoro sotto alle piante. Grazie a due pratiche leve, è possibile abbassare o alzare il roll bar senza l'utilizzo di attrezzi. L'apparato di taglio monolama ha una larghezza di lavoro di 98 cm. L'altezza di taglio varia da un minimo di 35 ad un massimo di 135 mm. La regolazione è continua ad infinite posizioni. La lama di taglio è in acciaio speciale, stampato con una particolare sagoma antirumore a basso impatto. I terminali sono rientranti in caso di urto. Inoltre, i coltelli sono reversibili e possono essere rovesciati una volta usurati. La struttura dell'intero apparato di taglio non teme urti con sassi. L'albero lama di grande diametro e la trasmissione di taglio garantiscono affidabilità anche nelle condizioni di lavoro più gravose, per tante ore e in assoluta sicurezza. Il piatto è dotato di portelli laterali di protezione che possono essere sollevati per facilitare manutenzione e pulizia. Il motore benzina bicilindrico a 4 tempi ha una potenza netta di 22 HP. È dotato di filtro aria professionale a ciclone, speciale per zone polverose, di pratica e veloce accessibilità per pulizia ordinaria. Il serbatoio carburante è da 13 litri. Il bocchettone di grandi dimensioni facilita il riempimento e il tappo incorpora l'indicatore del livello. La trasmissione a quattro ruote motrici permanenti è costituita da due assali idrostatici. L'assale posteriore è dotato di bloccaggio differenziale comandato da un pedale che si rivela indispensabile per superare le pendenze in condizioni di bassa aderenza. Gli pneumatici tractor di grande dimensione permettono di avere più trazione e maggior comfort su terreno sconnesso. La sala anteriore è sterzante e basculante. È dotato di un sistema idraulico che, combinato con il differenziale sull'asse posteriore, mantiene la trazione permanente sulle quattro ruote anche al massimo angolo di sterzata e senza avere slittamenti delle ruote. I motori idrostatici della sala anteriore sono protetti da uno scudo di acciaio che non teme urti di alcun tipo. Il Climber 10 è dotato di tubi idraulici in acciaio di grandi dimensioni che collegano i due assali di trasmissione. Combinate ad una ventola di raffreddamento posizionata sull'asse posteriore, contribuiscono a mantenere bassa la temperatura di esercizio dell'olio idrostatico, così da avere il massimo rendimento della trasmissione anche in condizioni di lavoro intenso. Le ruote scolpite tractor garantiscono il grip su terreni regolari a bassa aderenza. Per evitare il problema delle forature, le ruote anteriori sono dotate di trattamento antiforo di serie. Uno dei vantaggi della trazione integrale è il potersi fermare in discesa utilizzando unicamente la leva dell'avanzamento ed eseguire la retromarcia sempre senza slittamenti ed in massima sicurezza. L'altezza di taglio si regola tramite una leva sempre morbida e fluida in ogni movimento. Il piatto si blocca automaticamente quando la leva viene rilasciata. L'innesto delle lame si effettua tramite un pulsante elettrico
situato vicino al volante. La frizione elettromagnetica è dotata di frenolama incorporato. Climber 10 monta di serie un sedile con regolazione del molleggio in base al peso dell'operatore e regolazione lombare. Insieme al telaio del sedile, anch'esso dotato di sospensioni indipendenti, fanno sì che la guida risulti confortevole anche dopo tante ore di lavoro. I comandi di guida sono ergonomici. La leva di avanzamento consente di scegliere con precisione la velocità. Di serie è presente una paratia che, quando montata all'interno del piatto, distribuisce in modo uniforme il tagliato. Il kit lampeggiante può essere montato sul roll bar e viene collegato alla presa 12 V.